Il Bunalink. E il Bunalink in realtà ha un po' di tempo perché il suo set è stato stallato dal set precedente. E quindi lo vedremo dopo. Lo vedremo dopo in streaming. Al momento sta andando in background Boops Ringtolu. Vediamo se il giocatore pugliese la spunterà. Stanno iniziando un button check. Hanno iniziato senza nulla? Ok, si inizia subito con gli Old Voix. Prima volta che si incontrano on streaming, sicuramente. Sì. Probabilmente, credo sia stato un round 2 negli ultimi... Un winner round 2 negli ultimi mesi. Ok. Yolt decide per di andare con il suo Roy. Esatto. Ha molto senso contro Poi senso contro Cloud. Vox l'abbiamo visto nel set di prima contro Andre, dove si è comportato molto molto bene. Ha deliverato un 3-0. Non l'hai visto? Non l'ho visto, ne guardo adesso. È stato molto molto bravo. Il suo Cloud sta... è in crescita da molti mesi. Allora ci sta cucinando, sì, nonostante un'ora di sonno di stanotte a casa mia. Sì, sì, ci sono stati dei disturbi durante le ore notturne. Ultimite? Ultimite? No. Il condominio è stato più rumoroso del solito. Ma per l'asilo che hai sotto casa? No. Se fosse stato di notte sarebbe stato un disastro. Però sì, avevamo il diblone anche in camera. Si spiega col diblone. Esatto. Comunque, qui abbiamo una sock di una situazione di parità. Se non fosse per questo. Subito scomparsa sta parità. Se non fosse per questa situazione di tech chase. Vediamo chi sta addosso con Roy. Sì, ma. Molto bello che già dal primo game abbia già preso queste info. Stia già. Pressando totalmente. Situazioni di Dasvente. F smash troppo goloso, lento. Goloso. Molto goloso. Anche un F tilt lì avrebbe fatto il suo lavoro. Con il range di Cloud fai F tilt e vola via. Sì. Sta giocando. Ok. Cambio microfono. Prova. Scambio di microfono. Vediamo. Allora qua intanto... C'è Yolt che vuole chiuderla subito. Stava già cercando la kill con l'F smash. Sì, chiaramente con lui è già kill percent da un bel po'. L'avversario è ancora 82% della sua precedente. Ecco il backhand. Però non chiude, attenzione. Non riesce a chiudere. Si è spostato troppo in là. Un po' troppo, non so se anche avesse fatto effettivamente a B e non fosse stato un misclick, avrebbe recuperato da lì. È vero. Forse può essere che fosse stato una B misclick alto. Ti giuro non ti sento nemmeno io. No, è che parlo piano, sì. Lo so che parli piano. A parte quando devi fare il tifo. Sì, quando si tifa bisogna tifare, cioè. Poco da dire. Beyond Ball dice la tag di Voix, la tag di Yolt al nuovo arrivato in streaming Voix, che sta cercando di spodestare il seed 2 del torneo. Sì, tre. I primi due chi sono? Il primo è sicuramente Wage. Che dopo l'ultima cosa? Wage Tolu Yolt, sì. Il primo è sicuramente Wage, che dopo la performance dell'ultimo Ducato 3 settimane fa, dove ha preso 2 set in totale nel torneo, perdendone uno da Yolt, si è guadagnato la prima posizione nel seeding. Meritato allora. Torneo. Il secondo è Ringtolu, che anche ha avuto un'ottima performance. Ringtolu. Ring o Ring? Ring? Ring mi dicono. Ring? Non lo so, sinceramente. Ring, vero. Ring, è il famoso audio. Ringtolu anche ha fatto un'ottima performance, upsettando. Yolt stesso. Upsettando Yolt, sì. Yolt è arrivato dalla loser. E Tolu. Tolu ha preso il primo posto. Inaspettato. Ryan Tolu. No, che abbiamo. In realtà non è nemmeno troppo malvagio la situazione. Se non fosse che adesso è in una posizione di Yolt. Aia. Qualsiasi cosa ammazza Roy. Esatto. Back air classico. Non è un matchup che vedo molto spesso. Forse Cloud non è proprio comfortable come in molti dei matchup dove può semplicemente mettersi di schiena.
e usare il suo backhand per oddio. È vero. Ui, attenzione. Ho provato. Bravo, vuoi che si riposiziona subito. Bravo, bravo. Molto okay, bravo. Buono, buono. Bella di AI. Ehi, ci va, torna a letto. Aia, no, potrebbe niente sweet spot per la kill. Vediamo, vediamo qua, siamo riportati in parità comunque dopo la primo SD di Voix. Situazione di svantaggio per gli Holt, che potrebbe perdere la stock presto, ma recupera il centro stage e si torna in una situazione di scramble. Prova. Ci stava sinceramente. Ci vuole, ci vuole ogni tanto. Poi non lagga neanche tanto quello di Cloud. No, infatti, però capisco la voglia di chiudere la stock essendo contro un top player. ma in queste situazioni con percentuali così alte potrebbe stare forse più calmo. 143%. Ok, non è ancora detto, sai? Qui per esempio non prende la kill. Pure questo si è esposto un po' troppo, secondo me, con questo edge guarding. Esatto, 108% dell'ultima stock di potenziale dell'ultima stock di questo game. Sembra un po' una situazione. Io oltre non si perde di. Non si perde mai d'animo. No, esatto. Giustamente, nonostante sia percentuali così alte. Voix forse giocatore con meno esperienza in. Il momento del torneo più. grandissimo. Ovviamente voluto. Questo è sempre voluto sempre quando succede voluto. Così. Ora abbiamo un Cloud a max rage. Dovrà mantenere la calma. Per forza. Top 8 qualify. Attenzione, ok. Top 8 qualify. Chi risponde? Top 8 qualify. Chi vince qui va in top 8 winner side. Ma davvero? Sì. Ma dai. Siamo di meno. Ah, top 16. Top 16. Dice. Aia, dire che non mi ha mentito. Attenzione. Top 8. Ne infatti, sa più lui che. Non so più io che ha l'allergia. Attenzione, che sta continuando a raccare danni. 191%. Non vuole morire contro Roy. Questo Cloud. Questa è vivo. Bruttissima. Non è uscito. Però ha sbagliato. E ha erdoggiato dopo il double jump. Sbaglia la DI subito. Come? Ha erdoggiato dopo il double jump. Esatto. Avrebbe dovuto erdoggiare prima e poi fare double jump up B. Esattamente. Comunque abbiamo un Voix molto tranquillo, non lo vedo shaky, sta comportando molto bene contro gli Holt, che si è portato al momento sul 2-0. Questo è andato abbastanza even dopo un inizio un po' così. Sì. È stato bel set. Bravo Voix. Si torna su PS2. Mi sa che piace a entrambi questo stage. Piace entrambi, sì. Direi lo si considera lo stage più neutrale di tutti. nonostante il tetto sia abbastanza basso. Esatto. Però è uno stage largo con piattaforme piccoline. Intanto che non sei contro DK va bene. Intanto che non sei contro DK, perché DK cosa fa qui? C'ha il ding dong. Ci fa il ding dong sì. Potente. A 70 quindi. E muore. Ok. Limit online con un Roy a 66, ma al momento lo dovrà spiegare. Dovrà ritornare per forza. Peccato. Jab Bear, la difficile qui. Qualcuno la chiamava. Non sono sicuro che killasse quella Jab Bear. Sì, c'è stata una DI sbagliata, mi pare. Sì, c'è stato un momento in cui secondo me riusciva a sopravvivere. Però c'è anche da dire che ho la percezione della realtà alterata perché uso DDD e quindi. DDD e quindi muore al doppio da esatto. Male. Non sono mai sicuro. 129%, situazione di offstage, limit online. Ok. Va a prendere, ma non. Non è ancora abbastanza. Porta lo spadaccino dai capelli rossi. 139%. Abida Ledge, tech. Tra virgolette, molto usata da voi da quando l'ha visto fare Fargo. Non ha il salto. Già. Purtroppo stock è andata molto troppo early rispetto a quanto voleva Voix. La speranza, la possibilità di recuperare è molto più bassa. Esatto. Comunque sto vedendo che sta facendo fatica a trovare ste kill su Roy, che arriva sempre a percentuali tipo 160-170. Sì, purtroppo non sta sfruttando molto il corner. Esatto. Quando è a ledge non gli mette la pressione che dovrebbe con Cloud soprattutto. Esatto. Ammazza davvero di poco. Questo limit, sour spot. Porta gli altri a due stock.
Cloud al 90% ha fatto 41% con due mosse. Due mosse, onesto. Forse un po', troppo late. Esatto. Un po' troppo late. Questa... Il suo cervello è stato più veloce delle sue mani, diciamo. Esatto. Era una buona possibilità per portare in parità, ma lo vediamo, sta cercando il tutto per tutto. Ora davvero sta pushando l'advantage molto più di prima. Esatto. Vediamo questo gioco in corner. Si torna al centro stage, ma... Attenzione! Attenzione! È riuscito a prendere la seconda stock prendendo non troppi danni. Ultima stock cioè... di game per entrambi. Già kill per cent, però... Non nulla. Molto bravo. Poteva essere peggio, ecco. Deve essere molto peggio. Questo limit servirà assolutamente per accare danni. Missa. Doveva usarlo, però. Aveva ancora un po' di tempo, quindi poteva tenerlo. Sì. L'ha voluta provare. Non avevo troppi modi per stallare, ma... un Roy che ti entra è molto molto spaventoso. Sbaglia la DI, sbaglia probabilmente l'opzione vicino alla Blast Zone. Abbiamo questo 3-0, ma complimenti a voi. 3-0, Vox si è comportato bene, sì. Bravo, mi è piaciuta molto. Dai.